In diretta dallo Street Circuit di Marina Bay a Singapore, va in scena nel 16° round della stagione 2020-2021 della Prime League. Amici di Formula Tenentemi, un caloroso saluto da parte di Raffaele Lelli per voi. Hiroshi, le immagini che ci giungono in diretta dalla pista sono curate dalla sapiente ormai regia di Luca Flaminio. Ciao Luca. Buonasera a tutti, buonasera. Mentre in collegamento per noi dalla stanza dei bottoni della direzione di gara ci sono Andrea Badolato. Ciao Andrea. Ciao, ciao Raffaele, ciao. E Marco Luconi, ciao Mark. Buonasera a tutti. Molto bene, un meraviglioso disordine l'avete rinominata in questo modo. Voi dalla chat, la Prime League la scorsa settimana, 2 settimane fa in realtà, visto che c'è stata la pausa, quando siamo stati a Monza con la Prime League, un mazzo di carte stracolmo di jolly, visti i tanti protagonisti che abbiamo avuto finora, ora che abbiamo iniziato anche la tournée nel continente asiatico. Abbiamo abbandonato effettivamente il vecchio continente, il re del vecchio continente, lo possiamo nominare così, è stato Emis 72 con 3 successi nelle gare europee, una tournée che quindi si sposta in Asia, la prossima settimana saremo in Russia, poi in Giappone, insomma c'è tanto ancora da fare, torneremo nel nuovo continente invece con Messico e Stati Uniti, poi il gran finale come sempre, prima Abu Dhabi, prima Brasile e poi il gran finale come detto Abu Dhabi. Ad oggi la classifica piloti in Premier League vede Poz Luca al comando nei confronti di Stefano Canino di 28 lunghezze, una Premier che giunge qui a Singapore dopo che finalmente abbiamo anche avuto la conferma, insomma è definitivamente sbocciato Daniele Play, splendida la sua P3 proprio a Monza, Long da diverse gare sempre in top 5, mentre purtroppo dobbiamo registrare il ritiro di Alex Pilotino sul Raffle Boulevard, un punto abbastanza tipico, sta sopraggiungendo una R5 quella di Krikkonen sulla sinistra in questa sulla destra? No, è sulla sinistra, ha tirato dai segni, sembrava aver essere andato completamente dritto, particolare il contatto, proprio questo ritiro per Alex Pilotino, davvero un gran peccato per lui. Come detto, da diverse gare abbiamo sempre visto il top 5 di C. No, solo perché abbiamo visto in diretta chi come Dio, troppo largo, non è riuscito a chiudere la traiettoria della sua Ferrari al tornantino e ha distrutto l'ala e prende un altro rischio e rompe anche l'altra parte, come si dice, pari e patta. E purtroppo c'è ancora tempo, ancora 10 minuti magari per riaddrizzare questa sessione di qualificazione, la 16ª anche nel costruttori, comunque da segnalare che la Alfa Romeo guida nei confronti della Red Bull e della Haas, sempre come detto con il primo alfiere ovviamente Poz Luca, il secondo alfiere della Alfa Romeo per questa sera, così diamo anche uno sguardo alla lista dei partenti, tutti e 18 in pista ma con 2 assenze, ovvero il pilota dell'Alfa Romeo Chris Master che lascia spazio a Steppen 99, Stefano Zucchelli che abbiamo conosciuto già l'anno scorso in Formula Open, quest'anno aveva partecipato alla pre-season però per impegni poi non è potuto entrare a far parte dei campionati, c'è un'assenza anche in Red Bull con Dr. Wu che lascia libera la sua vettura, ma al suo posto troviamo Matteo Profilo che ha ben figurato in questa sua stagione d'esordio in Formula Open, 3 gare dove è sempre stato lì a combattere a centrogruppo, uno dei pochi paddisti che abbiamo ancora in attività, pilota di Artone, quindi nel bresciano, quindi fa piacere vedere anche questi nuovi volti. Nessuna penalità, quindi tutti i piloti potranno affrontare la qualifica, potranno affrontare il GP senza avere troppe preoccupazioni di penalità già assegnate. Il post gara tornerà ad essere fondamentale poiché sono oltre le curve che i direttori gara andranno a controllare con la 1, la 11 e la 22. Per il momento è sembrato tutto liscio, non ha abbandonato nessuno, c'è stato come detto purtroppo il ritiro di Alex Pilotino, però per ora va tutto bene in questi ultimi 8 minuti, le 23 curve, i 5 km del circuito cittadino, sempre molto ansioso, qui a Singapore una gara rovente quanto umida, visto il meteo, e Luca abbiamo già assistito a 3 GP discretamente rocamboleschi, ma tra virgolette poche safety car, ecco, non me ne voglia la Prime, però è sempre stata la gara con più ribaltamenti di fronte, anche l'anno scorso qui a Singapore. Cosa ti aspetti da questo GP? Tutto e niente, come si dice, potrebbe tanto essere una gara clamorosamente noiosa dove non succede nulla, oppure magari per un incidente entra solo una virtual safety car,
così come potrebbe essere una follia totale, della quale tra l'altro adesso non ancora conosciamo il meteo. Intanto Ferra si è messo in seconda posizione, a mezzo secondo di distanza quasi da Daniele Play, 410 millesimi per la precisione. Ricordiamo che Ferra ha preso adesso 5 secondi di penalità, perché ecco scoperto il motivo del contatto con Alex Pilotino. Eccolo qui, infatti, lo vediamo ora in sovraimpressione. Sì, 5 posizioni sulla griglia per Fabio Ferracini. Probabilmente aver avuto un contatto con i piloti, si stavano lasciando spazio, credo. Magari Alex si stava facendo da parte. Purtroppo sia ad Alex, a Robby, a Fabio, Max, questi piloti assolutamente gentleman driver, però nei giri propri di rallentamento, nei giri di lancio, spesso capita che procedano troppo lentamente. Forse c'è stato uno scarto un po' improvviso da parte di uno dei due, e purtroppo il ritiro da parte di Alex Pilotino e le 5 posizioni che dovrà scontare Fabio Ferracini in griglia. Abbiamo, è la quinta ovviamente edizione del GP di Singapore per la Premier League, 4 qualifiche disputate nei 4 anni e non ha mai piovuto, quindi si conferma questa statistica. Quindi quinta qualifica dove non piove qui a Singapore, 4 diversi pullman, nessuno in pista questa sera, ma la pole position non si è mai concretizzata nella vittoria finale, una pole che non è nemmeno stata conquistata da nessuno dei campioni laureati, campioni a fine anno con la Premier League. Abbiamo già abbattuto il record della passata stagione, fatto registrare dal Tia Prince in 1:35.958. Il 34.9 di Daniele Play è già abbondantemente sotto il secondo. Per il distacco fucsia di Steppen, scusami, al primo settore, dici, rubato da Lopensky, che passa a lui con il record al T1. Steppen chiude adesso. Nemmeno, non era nemmeno male per Steppen, perché è con la media, anche se forse era un iniziatore al giro, segnato male dalla grafica, può darsi. Allora, e allora nel mentre seguiamo Lopeschi, e vi ricordo anche che potete aiutarci anche noi, magari dalla chat ce lo fate presente chi sta migliorando attraverso il tracker live timing, che potete trovare sul nostro sito www.formulateam.com. avere un monitor di servizio, un po' di sottosterzo qui per Lopeschi nel tratto del porto, poi tunnel, ultime due destre e poi tre curve da raccordare verso sinistra, un po' anticipata quest'ultima chicane. Largo. Ovviamente una velocità poi compromessa in uscita in una delle poche curve dove permette di andare a sfiorare il muretto senza non troppi pensieri. Comunque si migliora Lopeschi in 1:36.034 per il momento. Ottima la Red Bull, ovviamente seconda e terza posizione, ma soprattutto con Matteo Profilo, che ha fatto tutto ciò con gomma media in 1:35.577. Ma come vedete dalla grafica abbiamo ancora pochi tempi registrati da parte dei piloti, anche se c'è discreto traffico in pista. I box vedo parcheggiate solo 4 vetture, quindi piloti però anche abbastanza rispettosi nella mappa. Se possiamo avere un momento con la grafica, si stanno prendendo tutti i propri spazi per il momento, tranne quel contatto tra Alex e Ferra. Per il momento si stanno comportando tutti abbastanza bene in questa qualifica. Un peccato per Alex, perché mi ero segnato che è iniziato per lui il countdown verso quota 100 gare corse in Premier League, perché questa per lui è la 97esima presenza. Ovviamente in generale per lui è ben oltre le 150 gare, visto che ha corso più volte anche in Sport League negli anni passati, prima che la Premier League proprio nascesse. Però è il pilota quindi ad aver corso più GP in questa categoria. Canino al momento 17esimo anche, quindi quasi a muro tra l'altro, mentre ha fatto un discreto primo settore, tempo annullato invece lo vediamo dalla grafica per Roby. Si è lanciato all'Anchelon che si sta migliorando, Dani aveva migliorato il T1 ma non si sta migliorando al T2. E allora andiamo a vedere Canino, il contendente a Pozluca in corso, nella corsa al titolo, davvero tanto sottosterzo per i piloti, non lo so, è strano. A livello di setup si viaggia già abbastanza, Canino solo ottavo tra l'altro, 1:36.2, a livello di setup si viaggia già abbastanza carichi. E non lo so, ho visto sia Canino che Lopez che dall'onboard avere davvero tanta difficoltà nel T3. Non vorrei che siano arrivati addirittura a surriscaldare questa gomma. Negli anni passati long, poteva succedere. Long secondo a 34 35-0, sì. Per il momento solo Daniele Play, quindi sotto il muro dell'1:35. Mancano circa 5 minutini, ecco, vediamo 3:40 dalla grafica, ma con l'host spettatore diamo al solito quel minutino bonus, quindi per questo non sono ancora arrivati nemmeno i tempi di Zampi, F, Kiko Driver, Kiko Medio e Robby. Kiko Medio chiude ora però in 1:47 al momento in 12esima posizione, davvero un peccato metto per Michele Spagnolo dopo la top 10 conquistata in qualifica in Australia ed anche
una figura abbastanza positiva per lui in gara, con un buon ritmo, sereno, e purtroppo poi non è mai arrivata la conquista della top 10. Intanto Naspaz lungo al tornantino, riparte in questo momento, forse si è lasciato sfilare da una ass, quella di Stefano Canino, che credo stia tornando in box, sia stato di 3 secondi e 6, quindi un nulla di fatto anche per Stefano Canino. Ultima statistica che vi do prima di chiudere, iniziato il countdown anche per Roberto Belli. Sta tornando in box, credo, con questa gomma. Aveva già fatto un errorino al tornantino. Per Roberto Belli, che invece lui nella countdown generale sta arrivando a quota 150, le festeggerà in Giappone questo traguardo con le presenze. Nel momento Daniele Play davanti a tutti, un Daniele che non ha nemmeno mai ottenuto la pole position però in questa stagione, tanto torna in box long a corto di carburante, 2 minuti e 16, diciamo 3, quindi probabilmente avrà anche lui un ultimo tentativo. Daniele Play in questo momento ci viene dato ai box, quindi sicuramente c'è del tempo per fare un ultimo tentativo. Dicevo di Daniele Play che potrebbe essere il settimo poleman di questa stagione, un settimo nome che cercavo fin da inizio stagione, e invece no, perché Ferra si migliora in 1.34.942, di 48 millesimi di 48 millesimi riesce a sopravanzare Daniele Pea, a conquistare la momentanea pole position. Come detto, fosse confermata, diciamo, a fine gara la pole position di Daniele Play, a fine questa sessione di qualifica, nei prossimi 2 minutini che vivremo tra pochissimo, sarebbe il settimo nome, eguagliando le stagioni 2016, 2017 e 2019, che rappresentano anche il record di diversi poleman avuti in questa categoria in una singola stagione. Per il momento ovviamente ne abbiamo 6, tra l'altro 6 pole proprio per Emis in Australia, Spagna, Monaco, Francia, Gran Bretagna e nell'ultimo GP in Italia, 2 pole a testa per Canino, Pozluca, Ferra ed F, una pole anche per Kaiser Massi, conquistata per lui nella sua nel suo GP corso come wildcard in Ungheria. C'erano davvero tanti flap prima del Singapore Sling, li ha schivati Ferra, davanti a lui una Haas Kicco Driver, credo che abbia un danno, infatti purtroppo non mi mette la visuale da fuori su Kicco Driver. Kicco Driver lo riesce a vedere da fuori, Luca, o solo un board anche tu? No, perché il gioco è in on board e l'onboard è on board. Ah, giusto, giusto. Sì, infatti comunque era saltata per lui la paratia sulla destra, quindi era per questo che Ferra si è trovato a dover schivare proprio in uscita dal Singapore Sling, di ciò che resta, insomma, del Singapore Sling, una marea di flap. Ultimi secondi per i piloti che stanno scendendo in pista, andiamoci ad aiutare con la grafica. Transita ora una Mercedes, credo sia quella di F, che con 1.37.3 va ad iniziare quindi il suo giro con gomma media. Se possibile, Luca, abbiamo anche il volto, credo, di Fabio Ferracini in questo, di Fabio Scarpato, pardon, in questo momento. Quindi gustiamoci un giro on board proprio con F a caccia di una conquista della top 10, magari con la gomma media. Intanto ringraziamo anche Giuse Maco per il follow. Anche il controllo in sovrasterzo per F, ce lo siamo gustati in diretta anche con l'onboard del pilota. È di un discreto godimento questa cosa. Sì, particolare. Trova davanti a lui Naspaz, che in qualche modo il punto peggiore, in qualche modo si è fatto da parte. Era il punto peggiore. Sì, assolutamente, non è più certi. Ha esposto in questo momento la bandiera a scacchi, quindi forse non c'era quel minutino extra. E infatti prendono bandiera sia Ferra che Long che Matteo Profilo che Steppen. Oh! Attenzione! Quindi solo Daniele Play che in questo momento sta togliendo 2 decimi. Lopez che ha bucato! Anteriore destra, sì. Sì, impatto con le barriere, quindi non migliora, resterà sesto. Vediamo dietro di lui chi riesce a migliorarsi, poiché anche Emis è con la media, ha tolto un decimo. Quindi seguiamo in questo momento F che arriva a prendersi la bandiera a scacchi, quindi chiuderanno senza tempo Alex Pilotino per il ritiro, Naspaz e Kicco Driver. Ultime 2 curve per F22 che va a chiudere in 35.898, conquista la sesta posizione, sopravanza Lopeschi. Attendiamo l'arrivo in questo momento della Ferrari di il botte di Kicco Medio. C'è un Alfa Romeo che sta, credo, tarpando un po' le ali a Daniele Play. Sì, è quella di Pozluca, che non so se nel suo giro sta procedendo abbastanza lentamente. Comunque Daniele Pena, andiamo a vedere i parziali. 26 e 2 record nel T1, 36 e 6 perde
80 millesimi dalla sua prestazione nel T1. Se riesce a confermarsi qui nel T3, può davvero insidiare la pole position di Fabio Scarpato. Va fino a prendere la bandiera, scacchi con Snook, errore. Daniel Blake anticipa l'ultima curva e non riesce quindi a migliorarsi. Ha commesso un errore. Si migliora invece Pozluca in 35-6. Andava lentamente, diciamo, rispetto a Daniel Blake che aveva la gomma media. Si è migliorato anche Stefano Canino in 35-4. È rimasto solo Zampi, che però ha alzato il piede, quindi termina qui la sessione di qualifica con la pole position quindi conquistata da Fabio Ferra 87, Fabio Ferracini, che partirà quindi sesto, però giusto, però per le statistiche partirà, se non vado errato, viene confermata la come pole, sì. Come Schumacher, giusto. E quindi dobbiamo rimandare la caccia al settimo nome, mi dispiace soprattutto per me che cerco questa prime dei record, però già l'abbiamo ottenuta, una delle più equilibrate, una delle più divertenti che abbiamo vissuto finora. E adesso che iniziamo le ultime sei gare, bisogna anche tirare le somme. Però, come detto, attendo questo settimo nome, voglio il settimo nome. Daniele Pei è quello più accreditato a quanto pare per, come detto, la conquista della pole position. E tra questi nomi, diciamo, rilevanti, io inserirei anche lo stesso Loveschi, magari se riesce a confermare quanto ha fatto vedere in Belgio, ma anche lo stesso Zampi, perché lui di pole in prime nel 2017 ne ottenne 6, quindi ha l'occasione anche lui di segnarsi nell'albo dei record anche per questa stagione con la Prime League. Hanno concluso quindi la sessione di qualificazione i 18 piloti partecipanti al 16° round della stagione 2020-2021 della Prime League. Pole position quindi per Fabio Ferracini, che però dovrà scattare dalla sesta posizione per una penalità di 5 posizioni inflitta dal gioco per il contatto con Alex Pilotino. Intanto ci segnalano che c'è qualche difficoltà nel tracker, ovvero dovrebbe esserci Steppen due volte. Provvederemo a risolvere il possibile. Sì. Risolvendo, diciamo. Stanno smanettando, non li sentite? È incredibile quanto siano rapidi. Rapidi, precisi, fantastici meccanici della Ferrari. Mi ricorda qualcosa. Beh, quello su quello avrei qualcosa da dire, però. Va bene, quindi eccola qui confermata in sovrimpressione. Attenzione a chi riuscirà a partire con la mescola media. Stavamo seguendo Daniele Play nel tentativo di migliorare il suo tempo ad attaccare la polla di Fabio Ferracini, ma assolutamente di rilievo il tempo di Matteo Profilo e Pozluca con questa mescola media. Hanno scavato un piccolo solco di 2 decimi nei confronti di Emis, Steppen ed Effen, ed Effe, che anche loro hanno utilizzato la mescola media. Era un po' tedesco. Purtroppo decimo Lopeschi, credo sarà arrabbiatissimo con la mescola soft forata. Spero non si sia migliorato con quella gomma e che non fosse nel giro di rientro, perché non so come può essere ridotta quella carcassa, anche se non so a livello di regolamento se è una foratura su quel treno di pneumatici li cambi tutti e quattro o ti cambiano solo non una. Puoi andare con quattro gomme che non siano della stessa cifratura, quindi in teoria se fuori una gomma non puoi cambiarne una, quindi devi bisogna vedere se Lopeschi lo ha fatto apposta di forare così da avere tutto il set nuovo. Vedremo. Non lo so se il gioco calcola anche questo, sarebbe incredibile, perché è una regola alla quale io per primo non sapevo, non so se Casa Code Master ci hanno pensato. Viene confermato il meteo limpido, insomma, c'è la notte su Singapore, però non vediamo pioggia o cadere sulle stradine di Marina Bay. I piloti che stanno facendo pochi, visto il regime di park fermé, il regime di park chiuso, dove le vetture non possono essere toccate a livello di SAP, si può solo caricare un po' l'ala ed eventualmente lavorare un po' sul differenziale, il bilanciamento della frenata, ma sono valori che il pilota può settare anche mentre che corre per le stradine di Singapore. Un saluto a tutti quanti dalla chat. Napo, Paolo, Tals che se il maestro dell'SSI quanto sono arrivato in prime qui, questa non me la ricordo in realtà, devo vedere nel 2017, andiamo a controllare al volo. Tanto iniziato il giro di formazione, te lo dico dopo, abbiamo il giro di formazione, quindi andiamo a confermare quello che succede sotto la safety car, dai. No, speriamo non troppe. Tutti con la mescola media fuori dalla top 10, viene confermata quindi
la scelta essenzialmente che ci aspettiamo qui a Singapore con il solito discorso della singola sosta, visto che siamo alla distanza di gara del 50%, una gomma media che dovrà durare circa 12-13 giri e poi opteranno, immagino, per la mescola hard, ma bisogna stare attenti, bisogna essere pronti a reagire con una mescola soft che invece dalla Pirelli viene indicata con una durata di 5-6 giri, pit limiter impostato a 60 km/h. Piove, sta piovendo, piovendo, stavo sì, urca. E quindi attenzione, attenzione, perché stanno già scendendo le prime goccioline di pioggia. Dicevo, no, c'è la notte, non si vedono le nuvole, e invece stanno scendendo le prime goccioline di pioggia in questo giro di formazione. Sappiamo in realtà che il meteo del giro di formazione ogni tanto anticipa un po', quindi forse potrebbero esserci due giri di pista asciutta e poi inizierà a piovere. Almeno gli anni passati, diciamo, il giro di formazione era un po' un antipasto di quello che poteva succedere nel primo quarto di gara. Sta iniziando a piovere pesantemente perché dall'onboard di Sì. Daniele Play iniziano a poggiarsi le prime gocce d'acqua sulla telecamera. Quindi attenzione, circa, come detto, 28 secondi per fare una sosta che sarà un far west, immagino, se la pioggia, se la pista inizierà ad essere dichiarata bagnata, e quindi bisognerà passare le gomme intermedie tra due tornate, immagino, insomma, i piloti sicuramente saranno pronti e reattivi, noi staremo a vedere quella che si rivelerà la scelta migliore. 8 vincitori diversi, e questa sera, con queste condizioni, con questo circuito, non so chi potrà, se potremo avere un nono nome. Why not? Perché lì davanti troviamo Daniele Play e Di Erlong, con un Di Erlong che però ha già vinto un GP, quello di Baku. Manca solo Daniele Play, in effetti, tra questi piloti. Magari vedremo anche Matteo Profilo con la gomma media. A questo punto della pioggia, non so perché chi fuori dall'auto 10 ha deciso di partire con la mescola media, perché se la pioggia è prevista con così tanto anticipo, staremo a vedere quel che sarà anche la scelta dei piloti che avevano scelta libera, insomma, per quanto riguardava la decisione dello pneumatico con la quale partire. Luca, un tuo nome dalla chat, riscattati con i fit points, messaggi Uff. evidenziali, fateci pervenire i vostri nomi. Long, una banana di nuovo davanti a tutti a Singapore. Molto bene, come detto, nessun campione Prime ha mai vinto qui a Singapore. Per 3 volte ha vinto il pilota scattato dalla seconda posizione. Per una volta Lopez, che è in pista dall'ottava, questa sera scatta dalla decima. Vedremo se migliorerà anche questa sua statistica. I campioni però hanno sempre vinto però il GP di questa sera con Moviens di Singapore, con Moviens nel 2016, Shin nel 2017 e Marcon nel 2019. Ci siamo con Kiko Trevi che si sta andando a posizionare in questo momento nella 18ª ed ultima casella per poi dare il via al Gran Premio di Singapore. Pronto il Marshall in fondo alla griglia, sventolare la bandiera verde, si accendono i semafori, freddezza e reattività, palpitazioni per la corsa verso curva 1, 5 luci accese. Drive Trooper Robby che Oh scatta in anticipo, no! luci che si spengono in questo momento. Robby che, no, Long che rimane piantato, viene bruciato da Stefano Carino che tenta Incredibile! di infilarsi nei confronti di Daniel Play, che gira però davanti a curva 1. Attenzione alla serpentina di curva 1, 2, 3. È arrivato un Drive Trooper Robby, è rimasto piantato. Long che è addirittura settimo dalla seconda fino alla settima posizione. Si trova in un gruppo selvaggissimo di piloti che hanno la mescola media. Robby comunque è corretto, diciamo, a partire in anticipo, ma poi nel restare fermo lì non ha approfittato per scappare da tutto il gruppo, creando in realtà una situazione di discreto pericolo. Si vede insidiato Daniele Play da Stefano Canino. Sta già piovendo dall'onboard di Stefano Canino. Quindi attenzione alla scelta del dietro. Anche Chicco Driver in lotta con Chicco Medio. Piloti che sembrano essere sopravvissuti alle prime curve qui a Singapore. Sta scapitando Long, ovviamente, con la mescola media. Ma c'è un Emis arrembantissimo nei confronti di Ferra e Pozzluck anche terzo. Quindi lo scatto a rilento da parte di Long ha creato un bel parapiglia per i piloti che comunque partivano con la mescola soft. La pioggia potrebbe aiutare i piloti con la gomma soft, perché se si Sì. dovesse bagnare la pista prima dell'arrivo del vero crono della gomma soft, ovvero i primi 4-5 passaggi, sarebbe una mazzata per chi ha montato la media, perché media hard in questa situazione sarebbe stata la strategia migliore. Dal live timing ci viene segnalato un piccolo danno per la Williams di Zampi in 11ª posizione e l'altra Williams, quella di Alex Pilotino, in 15ª posizione, 19% per Zampi, 38% per Alex Pilotino. Chi come Dio, arrembantissimo in questa partenza, ha sopravanzato prima Chicco Driver ed ora anche Naspaz all'esterno. In una curva anche abbastanza ostica, perché da quest'anno poi è anche una zona di DRS sulle Splendid Drive. Staccata della 14 all'esterno, l'abbiamo visto fare con grande pathos domenica scorsa da parte di Matthew. Attenzione, bandiera gialla nel T3, no, FF out, in uscita dalla 21, in trazione. Virtual safety car, attenzione alle scelte, perché c'è l'occasione magari di pescare un jolly con una
andando già a montare le robby, sì, a montare lo le robby. Vediamo in diretta. Con Robby che va a montare le intermedie. È assolutamente davvero un peccato. Purtroppo avevamo questa funzione. No, la hard per Robby non ha fatto tempo a scegliere l'intermedia. Un disastro in casa Mercedes. Che vediamo, insomma, palesemente si può leggere sul volto di F22 in questo momento. In sovrimpressione, davvero un gran peccato per lui. Una mazzata, proprio si vede. È disperato perché sa che era una gara lunghissima. Sì. Peccato. Una gara lunga, una grande occasione anche per rientrare in vista del campionato in questi ultimi 6 GP. Un po' di difficoltà Daniele Pei, magari non è riuscito a mantenere in temperatura le gomme in questo regime di Virtual Safety Car che è terminato qualche istante fa, aveva avuto un po' di sottosterzo e Carino si era riavvicinato prepotentemente, per il momento invece si riallontana un po' di effetto elastico, bisognerà vedere quando sarà il momento giusto per andare a montare le gomme intermedie. C'è stato un piccolo bacino di Pozzoluga al tornantino alla posteriore sinistra di Stefano Canino. Dal live timing tutto sano sulla sua Alfa Romeo, sono arrivati dei danni anche per Steppen, quindi forse con lui è arrivato il contatto con F. Non saprei, era abbastanza in zona, non saprei, sì. Sembra in realtà l'errore tipico in trazione, perché in uscita lì dalla 20 si va spesso, anche l'abbiamo visto nella realtà, piloti che vanno proprio a baciare il muro, spesso la rottura di un cerchione, una foratura può capitare in quel frangente. Purtroppo per F la vettura è partita in sovrasterzo e si è andata a schiantare poi sulle barriere di sinistra. In difficoltà Stefano Canino, scappa via Daniele Play. Sta andando la grande Daniele Play, dopo quella piccola esitazione alla ripartenza, subito forte. Lopez che intanto è salito in nona posizione per il ritiro di F, quindi no, non è avvenuto nessun sorpasso. Tiene per ora botta bene Zampi nonostante questo piccolo danno. Fanno lo stesso sia Steppen che Alex Pilottino. Sovrasterzo di Lopez che proprio dall'onboard di Zampi, vigoroso il attenzione, controllo di Lorenzo Tamone. L'ha quasi persa Pozzoluca, infatti passa terra. E va anche Emis. Entrambi con il DRS aperto. Pozzoluca che difende la staccata. Bandiera gialla. Bandiera gialla un momento nel no. T1. Lopez che credo. No. Oh, saprei. Ancora lotta con Emis e Pozzoluca ruotata. Urca. Oh! Attenzione poi che non lo so. Vedremo nel post. Ci sarà tantissimo da parlare nel post gara. Bandiera gialla. Ritiro per la McLaren di Emis. Safety car. Chiamavamo le emozioni, dicevamo cosa ci aspettavamo da questo GP, confermato quanto detto da Luca, di tutto. E niente. Purtroppo confermato quindi il ritiro anche di Emis, due protagonisti per il campionato, F ed Emis, purtroppo persi in soli 3 giri. Adesso regime di safety car con Daniel Bray che stava anche scappando bene. E però ecco adesso adesso. Qui i piloti sono nella stessa situazione in cui siamo stati noi nella gara di martedì. Una safety car con la pista che si sta andando a bagnare e la pioggia che cade. Quindi occhio alla decisione da prendere. Dall'onboard di Daniele Play c'è ancora poca acqua. Le vetture comunque direi non di sì, alzano infatti. Nemmeno però cuccioline dallo pneumatico. Però c'è l'occasione magari per giocarsi qualche carta. Infatti Daniele va dentro. Daniele va dentro forse per montare già l'hard. Sì. Vediamo perché potrebbe anche l'hard optare in per queste l'hard condizioni, ma andare in non fondo, l'auguro. Sì. Oh mamma Matteo, che sovrasterzo. Si è attraversato talmente tanto che stava per entrare nella corsia dei box, dove però c'erano le vetture in rallentamento, quindi sarebbe stata una carambola pazzesca. Prosegue invece Lopeschi. Proseguono tutti quelli che hanno sono partiti per con la media. Intermedia per Canino. Intermedia per Ferra, mamma. Hard per Daniele Play. Zampi, hard anche lui e cambio dell'ala. Io non vorrei che la pioggia sia un po' poca e non di lunga durata, quindi alcuni non si stanno fidando della possibilità che si possa realmente bagnare. Vediamo, in questo momento nessuno dei due riescono a stare in pista. Daniele Play e Stefano Canino, curva 3 l'hanno fatta entrambi in sovrasterzo, tanta esitazione per Daniele Play, un po' più di panico per il sottosterzo di Stefano Canino. Rientra in pista anche Alex Pilottino in 14esima posizione, anche per lui sostituita l'ala, quindi tutte le vetture che avevano un danno, tranne Steppen che come detto ha proseguito, tutte le vetture invece avevano un danno e si sono fermate. Hanno cambiato la propria ala. Robby torna ai box anche lui. Robby che credo non sia ancora riuscito a scontare il drive-thru. Oppure sono 5 secondi di penalità. Credo fossero 5 secondi.
a scontarli, sì. Ok, Rob intanto anche lui va a mettere l'art. Rob ha fatto più pit stop che giri fino a però anche lei. Ridiamo delle disgrazie altrui, non va bene. Allora, quindi in questo momento grazie. Il comando troviamo Pozluca con Matteo Profilo e Steppen, e tre piloti che sono partiti con la mescola media non si sono ancora fermati, ha fatto lo stesso Lopez ma con la mescola soft. Troviamo altri tre piloti che non si sono fermati e che sono scattati con la mescola media, ovvero Fabio, Max Krikkonen e Kiko Driver, poi il pilota che fino a poco fa ha guidato nei confronti della concorrenza, un Daniele Brega davvero tanto sottosterzo rispetto a quello che invece ha Canino. Almeno in quella chicane mi sento di dire che aveva molto più grip della intermedia. Però, oh no, errore sotto il tunnel di Kiko Driver. In effetti è nella parte di circuito che rimane asciutta, visto che siamo in un tunnel, e quindi c'è proprio quel cambio di aderenza. Errore di Kiko Driver, che è stato passato. Sì, lui dice di ridare la posizione. Adesso Kiko Driver dovrà ridare la posizione, e sarà un bel disastro. Nel dubbio, Kiko, vai ai box. Spingi Kiko, vai fino ai box. Fidatemi. E purtroppo, situazione di parapiglia. Long è nel dubbio, tira dritto sperando che Kiko Driver rientri in box il prima possibile per non dare una penalità a Erlong. Purtroppo un peccato per Kiko, box, che tutti buona tornano situazione. Sull'intermedia Kiko ha preso anche 5 secondi di penalità, tutti tornano. Dai. Daniele Paiva a montare l'intermedia, nemmeno prontissimi in casa Racing Point, perché c'era Krikkonen davanti, credo. Ah giusto, sì. Si è fermato prima Krikkonen. Krikkonen è ottavo. Comunque, Raffaele, altra cosa molto importante. In due giri, in un Amen, prima di questa safety car, abbiamo perso due dei primi cinque piloti in classifica piloti. Sì. Di cui un altro è Pozluca, che nell'episodio con Emis potrebbe potenzialmente essere a rischio di una penalità. Quindi i primi cinque hanno avuto, diciamo, un avvio di gara da incubo. Io purtroppo avevo proprio una visuale dall'elicottero, non so se eravate lei, quindi o uno ha anticipato troppo o l'altro ha completamente ritardato l'ingresso in curva, quindi vedremo nel post gara. È stato proprio una sportellata in un tratto, e tra l'altro ci fu anche una toccatina nel 2018, visto che in effetti la pioggia qui a Singapore l'abbiamo avuta solo nel 2018 con la Premier League tra Speri e Lopez, che si giocavano al titolo. Questa sera un po' analoga alla lotta tra Emis e Pozluca, il contatto che c'è stato in quel frangente, quello di Lopeschi e Speri fu in realtà davvero un bacino su una ruota, ma fu una lotta che stava proseguendo da 3-4 curve, molto vigorosa, e soprattutto per il titolo erano lì a pochissimi punti. Ora, questa sera è più la mazzata finale per Emis, grande dilemma che fanno le Alfa. Se si fermano insieme perdono una vita, perdono comunque una vita perché sono sotto safety car, il gruppo è abbastanza vicino. Chi si ferma prima? Penso Pozluca, ovviamente, però fermate il dubbio, perché non sono fermati il giro prima, o almeno uno dei due. Canino, come in Ungheria, si ritrova di nuovo due Alfa lì davanti a dover combattere per la vittoria, però in condizioni, a meno che non smette di piovere adesso. Tra l'altro il gruppo, vediamo se è unito o no, è lontano Robby, quindi avremo sicuramente un altro giro. Torna in box Pozluca, proseguirà la Steppen, si ferma. Ok, il perdere meno tempo possibile non rispettato la linea, però insomma è stato un ingresso un po' colorito da parte di Steppen per tornare ai box. Quindi via libera per Stefanino, Canino, Ferra, Long, Matteo Profilo, Lopez, Krikkonen, chi come Dio in settima posizione, ottavo Fabio, Max. Alla ripartenza Daniele, non so dove cercherà di infilarsi, credo vorrà passare sopra ai rivali per riconquistarsi la prima posizione, che aveva mantenuto con freddezza anche, e stava anche allungando prima della safety car nei confronti di Stefano Canino. Ora cambia tutta la gara. Ferra si ritrova davanti nella posizione che tutto sommato avrebbe voluto, perché in qualifica era scattato dalla pole, ma la penalità lo ha purtroppo relegato dietro. Dopo pochi giri si ritrova dove era. Long è terzo, abbiamo due Red Bull davanti, due Alfa che erano davanti ora sono decima e tredicesima, abbiamo fuori gara Emis e F, che sono due dei, come dicevamo in precedenza, top 5 in classifica piloti. Insomma, in tre giri cosa non è successo? E tanto leggo e saluto di nuovo dalla chat Talz, che strategia in casa Alfa impeccabile. Vabbè, insomma, diciamo vittime un po' degli eventi. Però Talz, te mi avevi domandato che risultato
avevi fatto qui a Singapore, non hai corso tu in Prime del 2017 qui a Singapore, ti sei dato assente e quindi non ci sei stato in quell'occasione. Si è dato alla macchia. Sapeva, anche se a Monaco in realtà nei cittadini aveva messo tutti sull'asse dei formaggini mandando un bel saluto ad Enrico, e quindi non c'è, quindi non ti posso inserire nella statistica. Nel 2017, tra l'altro, ho detto vinse Safety Car, rientra in questo giro. Chicco è lontanissimo, sono lontanissimi. Chicco è al primo settore, e si è rifermato, non so come mai. Infatti vediamo, nel T3 perderanno tanto proprio per prendere spazio, quindi credo... Chicco è lontanissimo, non... arriveranno probabilmente Steppen, no, Steppen e Alex Pilotino arrivano, forse arriva Roby, ma Chicco non ce la fa. Molto bene, allora vediamo come si comporterà lì davanti Stefano Canino a dover dettare il ritmo. Safety Car che ha spento le luci ma procede davvero molto lentamente, quindi Stefano Canino costretto a rallentare. Attenzione nelle retrovie, perché già proprio due settimane fa, in occasione dell'ultimo GP della Premier League a Monza, tanto Stefano e Alex Pilotino si sono anche scambiati le posizioni, un po' di parapiglia tra questi piloti. Torna adesso nella corsia di box da Safety Car, quindi Stefano Canino via libera, va sul gas, gli viene un po' tolto in trazione, quindi GP di Singapore che riparte con Stefano Canino a guidare l'operazione davanti a Ferra, Long, Matteo Profilo, poi Lopez che in quinta posizione, sesta piazza per Krikkonen, chi come Dio, Fabio Max, Daniele Brecht, subito si fa vedere negli specchietti di Fabio Max, 5 secondi di penalità per Alex Pilotino, per credo aver sopravanzato Steppen, insomma si sono un po' bisticciati lì nelle retrovie. Sì, occhio prima. Qui dietro. Oh, Daniele in trazione nei confronti di chi come Dio che ha sbagliato e quindi ha perso posizione sia su Fabio Max che Daniele Frey. Mamma che rischio, stava per poi centrare chi come Dio il posteriore di Daniele Frey, che mette subito il mirino anche Fabio Max, sta dando tutta la potenza della sua Racing Point in questo momento Daniele per riconquistarsi la prima posizione nelle retrovie. Zampi riesce a sopravanzare Naspaz, che è uscito un po' lento qui sul Raffle Boulevard, non so se gli hanno detto che c'è qualche macchinetta, ma stava procedendo davvero lentamente Paolo Nasutte. Oh mamma mia, chi Daniele Frey con Fabio Max sta cercando di farsi strada in tutti i modi. Assolutamente sa di avere comunque ritmo all'interno. Vicinissimo Fabio Max, che ha provato a resistere in qualche modo ad intimidire Daniele Pei, che però nonostante la giovane età di forza riesce a conquistarsi un sorpasso sotto la pioggia qui a Singapore. Occhio, urto contro il muro di chi come Dio, secondo me è partita l'ala. E sì. Poznuk al tornantino, sì, si infila, contatto, si aggancia nei due, però non c'era non spazio in effetti. Si infila anche Zampi, vedremo Naspaz in trazione, perché come Dio anche l'ala danneggiata, bisogna stare attenti in questo frangente, soprattutto in queste condizioni che la vettura, in effetti un attimo arriva al bloccaggio, le vetture sono, le barriere sono davvero molto vicine. Naspaz in trazione riesce a bruciare una Ferrari davvero zoppata. Che cosa fa? No? Naspaz riesce... Non attenzione, riesce. Steppen, no, dritto. Non so se ci sono dei danni. Forse leggeri. Sembra sano. Sembra sano, sì. Chi come Dio, sì, pesanti danni 70-83%. 76% anche per Alex Pilotino. Forse è arrivato al contatto con Steppen prima che andasse poi contro le barriere Steppen, oppure durante la fase di ripartenza. Insomma, un grande classico, una fase molto concitata con la ripartenza in Premier League. Nel dubbio Stefano Canino lì davanti riesce a guadagnare, ad aprire un margine di 1 secondo e 3 nei confronti di Fabio Ferracini, segue in seconda posizione, poi Long torna nel box, intanto i piloti che hanno danneggiato la vettura. Daniele Frey ha sopravanzato il suo compagno di scuderia Krikkonen, che purtroppo in queste condizioni meteo l'abbiamo sempre visto un po' in difficoltà, davvero tanto titubante per il momento, però guida nei confronti di Fabio Max la classifica delle seconde guide con l'assenza oggi di Dr. Wu, quindi ciò potrebbe anche riaprire il secondo campionato, così insomma l'ho definito più volte, ma non screditando i piloti, anzi semplicemente dando degli obiettivi anche alle seconde Fabio guide, non solo Luca. Quelle dei costruttori. Fabio ruotata con Pozzluca, attenzione con Pozzluca dall'esterno nei confronti di Fabio, i due si continuano a toccare, è una curva che offre davvero pochi spazi, poi Pozzluca in trazione riesce a bruciare Fabio Max, che rinfila il muso della sua McLaren, ma alla fine è costretto a cedere con Zambi, che è stato spettatore di un duello molto molto pericoloso vista la strettezza della carreggiata, ed è uno dei tratti più larghi in realtà lì. Beh sì, riguadagna qualcosina Fabio Ferracini, Ferra 87 nei confronti di Stefano Canino, decisamente più pulito, più dolce sui cordoli Ferra, Canino invece è sembrato un po' spigoloso a girare completamente i cordoli, poi ovviamente sul tunnel B, sotto il tunnel B bisogna prenderlo per forza, perché
un po' la curva 8 di Baku, assolutamente strettissima. Ora sembra trovarsi più a suo agio, almeno in questo momento. Ferra nei confronti di Canino, si porta nello zainetto il solito Long, che da diversi GP dopo un inizio di stagione, una metà di stagione molto altalenante, nelle ultime gare si è sempre confermato nella top 5. Bello vedere Matteo Profilo in quarta posizione per la classifica costruttori, farà piacere alla Red Bull. Accusa un po' il colpo, almeno in questa tornata, infatti va due gol, andrebbe due punti avanti ad Alfa Romeo. Vediamo i tempi un attimino, poiché dovrebbe essere stato il primo giro a pista libera, ha sopravanzato solo il suo compagno di scuderia per Daniele Tei, che gira in 1.56.183, Canino 57.678. Come detto, Canino mi è sembrato un po' in difficoltà, un secondo e mezzo. Credo che se Daniele continua così e se Stefano decide di mantenere questa andatura blanda, almeno in questi primi giri di ispezione del tracciato, che però contano come giri di gara, sì. Occhio dietro Robby con Aspaz e Steppen. Ed anche Pozzolo che si fa vedere nei confronti di Krikunen, ma nulla di fatto. Vediamo Robby, Aspaz e Steppen che brucia in trazione. Robby brucia anche Aspaz, sfocia la potenza della Power Unit Ferrari sull'Alfa Romeo di Steppen, che riesce a sopravanzare sia Aspaz che Robby. Aspaz poi arriva a tirare la staccata, ma va lungo, e quindi vediamo se Robby riesce ad infilarsi dall'esterno nei confronti di Aspaz, che ha ancora la traiettoria interna, ancora lì il muso della Renault. I due si rispettano davvero molto e bravi. Sì, è solo una 12ª posizione, ma davvero molto bravi e molto corretti in questa fase. Pozluca nel tornantino nei confronti di Krikunen, attenzione, pianissimo, perché bisogna andare molto lentamente lì da soli. Figuriamoci in due, spalle in trazione Krikunen. Ma... E allora dall'esterno Pozluca anticipa la staccata Krikunen, bloccaggio dentro per Pozluca. Ma attenzione, attenzione, Krikunen stava... cede definitivamente questa posizione, ma un Pozluca che si è preso un rischio enorme con il bloccaggio totale dell'asse anteriore, quindi la vettura che stava tirando dritta verso le barriere, credo mollando i freni, è riuscito di nuovo a far girare le gomme anteriori e avere un minimo di angolo di sterzata per evitare il peggio. Andiamo a vedere i tempi al termine della nona tornata, con Canino in 57.012, mentre Daniele Play 56.003. Primo, un secondo e mezzo, adesso un secondo recuperato nei confronti della vetta da parte di Daniele Play. È una vetta che tutto sommato è un corpo unico, con Canino, Ferra, Long e Matteo Profilo rispettivamente sotto il secondo, un po' più lontano Lopez che ad un secondo e sei. Su Lopez che sta rientrando l'arrembante Daniele Play a due secondi in questo momento, poi c'è un varco per trovare Pozluca, che purtroppo è stato sfortunato a dover effettuare quella sosta per cambiare mescola da slick a intermedia sotto il regime di safety car. Attenzione, arrivano un po' di penalità, perché prima era apparso Robby, poi sono arrivati 3 secondi per Zampi. Vado a vedere di cosa si tratta quella per Roberto Belli. Ma tagli 3 secondi si per tagli, anche per lui, sì, infatti sono 3 secondi. Mentre guardate la progressione su schermo da parte di Dani, negli ultimi due giri ha guadagnato quasi 2,5 secondi nei confronti di Lopez, che in media ha guadagnato 1 secondo netto al giro. È arrivato adesso anche Zampi nei confronti di Fabio Max, in trazione, una ruotatina tra i due, con Zampi che però riesce a conquistarsi la nona posizione, speriamo in nessun danno. È arrivato proprio il contatto ruota a ruota, quindi le ali dovrebbero essere sane. E ovviamente Zampi ha discreta esperienza, insomma, nel 2017 le condizioni da bagnato qui in Premier League lo favorirono discretamente, soprattutto il diluvio in Cina, e quindi in queste condizioni ha discreta esperienza, molta esperienza in più insomma rispetto a Krikunen alla sua stagione. E un Fabio Max, sì, da tempo rodato, un piccolo bloccaggio anche per Zampi, segno che quella curva l'abbiamo visto anche in precedenza con Pozluca dall'esterno sull'asciutto, è fattibile con tanta ansia dall'esterno con il bagnato, molta triplicata l'ansia, perché in effetti è facile che le si vada al bloccaggio e poi la vettura non si riesca a farla girare, a far girare quello il posteriore, invece Fabio per entrare sotto il tunnel. Intanto direi che possiamo ufficializzare il sestetto al comando: Canino, Ferra, sì. Profilo, Lopez, Daniele Play. Vediamo ancora 20 giri di gara, se Pozluca ha pista libera. 16 secondi sono tantissimi, però 20 giri, 16 secondi, poco meno di un secondo al giro, forse se riesce a recuperarlo potremmo addirittura ampliare a 7 piloti di bandiere gialle. Attenzione, perché in effetti non calcoliamo che in questi 20 giri non possa succedere altro, perché chi come Dio ha fatto un lungo, non so se è impattato contro le barriere, in un momento la vettura è sana, sicuramente
ovviamente sempre curva a 14 che abbiamo prima citato per i vari sorpassi da parte di Pozzolucca e Zampi nei confronti di Cricon e Messana. Sì, la SF1000 di Chi Come Dio, su Chi Come Dio sta rinvenendo l'ex pilotino, ma lì davanti il trenino è troppo pericoloso per lasciarlo lontano dalle telecamere, quindi spostiamoci su Stefano Canino, Ferra, Long, Matteo Profilo, Lopeschi e Daniele Play. Bisognerà vedere anche con le gomme, perché ha smesso Fabio di Max piovere. Cricon, attenzione! Oh, Fabio Max ha un'ala danneggiata, non so se... Forse ha toccato il Zappi. Muro. Ah, ok. È la rotta... No, anche Cricon, 19%. Allora, credo tra di loro contato se ne siano suonate. Torna in box intanto Alex Pilotino, e prende anche una breve di 5 secondi, step in trazione sull'Anderson Bridge, rischia di andare contro il muro, come detto ha smesso di piovere e quindi bisogna vedere adesso con le gomme. Lopez che ha perso il contatto da Matteo. E c'è Daniele incollato, che non si farà pregare due volte secondo me. Tanto con i piazzamenti attuali Alfa tornerebbe davanti di un punto a Red, con Steppen che è entrato in zona punti. E quindi vedremo poi il post-gara, i vari giri richiesti, i vari contatti, insomma, quel tutto che abbiamo vissuto finora qui a Singapore. E non è affatto finita, perché 19 giri. E fermandosi adesso, la media arriva un po' tirata, però dovrebbe arrivare. Eccolo. Poz Luca, sì. Effettivamente, come detto, ha smesso di piovere da un po', però è ancora umido. Vediamo anche il pit lane, che in effetti ci passano poche vetture, quindi ci sta che la traiettoria non è asciutta, però ancora sollevare un po' d'acqua la vettura di Poz Luca, vediamo cosa opta. Le medie, come detto, credo arriverà un po' tirato, però pelo. Tanto vale provarci. Un po' al pelo. Vedremo come saranno i primi metri da parte di Poz Luca, un occhio sempre lì davanti con attenzione a maniere gialla, una Williams. Credo Alex Pilotino, Alex Pilotino, Pilotino box. Sì. Alex Pilotino out. Ah no, è incastrato con il muro. È incastrato. È incastrato. Ma per favore, Marshall, una spinta, qualcosa. Ah no, è che non stava mettendo la rete. Ah, ok. Eravamo io lo sentivo. Lo sentivo a giri motori altissimi dalla visuale esterna. Dico, niente, si è incastrato purtroppo. Sta spammando la retromarcia, ma non va. Allora, era rimasto in prima, non gli entrava la retro. Come con la 500, devi premere in giù e poi. Adesso il danno alla barriera al Singapore Sling. Salta un altro pezzettino d'ala per Alex Pilotino, che stava anche magari dando qualche dato forse a Zampi per questa mescola hard, soprattutto la gomma slick. Torna in box anche Kiko davanti, Driver davanti, vediamo, vai box Chi Come Dio, va Kiko Driver, attenzione, ancora bandiera gialla stavolta, una Mercedes. Fabio Max, ah, no, o Robby? Credo Fabio Max, perché ha perso posizione nei confronti di Robby e su di lui arriva Poz Luca, che con questa mescola media è sì titubante. Attenzione nei confronti di Fabio Max, che adesso ha questo danno. Secondo me Long sta iniziando, ah, no, a funzionare. Vanno ai box long, promuovuto Canino, Ferra, Long, Matteo Profilo aspetta, perché ovviamente Ferra era avanti, sì. Quindi tutti quanti ai box. Aveva perso contatto Daniele a 6 secondi nei confronti di Lopeschi, e mi sa che un danno avevo intravisto. Andiamo a vedere Daniele, l'altra mia. Sì, Daniele Play 100% sulla sinistra. Box, secondo me. Vuoi vedere che ha preso il box? No, 100%. Già prima. Già prima? Sì, sì, era già lontano da Lopez, che un po' prima di andare box hard per Daniel Play, sostituta Lara, aveva margine almeno nei confronti di un Poz Luca che è ancora dietro a Fabio Max. È tutto un trenino con Robby, Fabio Max e Poz. Aiuto. Sai che Daniel Play, secondo me, questa gomma gli potrebbe tornare molto utile per il finale. No, perché no, con le mamma mia, che rischio. Poz Luca si sta infilando su Fabio Max in trazione dalla 20, ma Fabio Max stava tornando in box. Era talmente più veloce che praticamente ha tentato di passarlo prima. Quindi, tutti sull'hard, fatta eccezione per Ferra, Long e Poz Luca, che hanno optato la media. Poi vedremo cosa faranno gli altri. Dicevi, Luca? No, dicevo, era talmente più veloce che non sapeva dove andare. Detto questo, però, Daniele Play, questa gomma hard potrebbe ritrovarsela utile per il finale, perché per quanto non comodissima potrebbe essere utile, perché soffre meno dell'usura, mentre la media sarà da gestire comunque. Attenzione al long su Canino, e Canino che ha perso la leadership nei confronti di Ferra. Non ho fatto caso se è venuto ai box il sorpasso oppure subito dopo che sono usciti dalla pit lane, perché questa gomma hard sta facendo davvero tanta fatica. Stefano Canino continua ad essere esposto ai barriere cialè nel T1, ma questa volta nulla da segnalare, vetture che non procedono lentamente. E torniamo quindi con Long all'attacco di Stefano Canino, mamma mia.
Sovrasterzo esagerato da parte di Andrea Longagnani, ha perso davvero tanto contatto anche Lopez, che addirittura a 4 secondi erano tutti un corpo unico, stava andando lungo anche Lopez che alla 14, quanto scivola questa gomma hard. Eh sì, e quello è il difetto. Zampi ha rotto, 38%. Attenzione, anche ai flap magari è una possibile foratura, ma nemmeno Long con la media sembra tanto stabile, forse risente dell'aria sporca di Canino, anche se insomma si viaggia un setup abbastanza carichi, più che aria sporca, ansia sporca di Canino, anche in uscita dalla 21, si è in quinta marcia lì, davvero un grande rischio, torna in box Matteo, e non ha perso così tanto nei confronti appena dietro Long. Sì, quindi non ha perso così tanto, si è mantenuto nella posizione nella quale già era, quindi segno che questo giro per Long ha perso davvero tanto dietro a Canino, che accusa quasi 2 secondi in effetti nei confronti di Ferra. Adesso Long dovrebbe avere il DRS, non ho fatto questo, se è stato abilitato nel dubbio lo apre sulla sua Renault, quindi dalla direzione gara è arrivato un messaggio di DRS abilitato. Canino che difende l'interno, una staccata di curva 6, va lunghissimo Long, riesce a frenarla, riesce a stare in pista, bravissimo Long in questo errore sorpasso di Steppen. E rompe l'ala, no, 76%. Mancia di nuovo. Si è girato. Per il costruttore l'Alfa questa sera un turbinio di emozioni, perché sotto safety car erano primi e secondi, poi inizia a piovere in maniera più copiosa, quindi costretti a fermarsi di entrambi fuori dalla zona punti, poi rientra sia Pozzo che Steppen, adesso di nuovo Steppen in difficoltà ed è costretto a tornare ai box. Un GP davvero rocambolesco, e non siamo nemmeno alla metà. Infatti classico di Singapore, ma non siamo nemmeno a metà. Cosa volete quanto che ancora c'è anche una McLaren Fabio Max, perché vedevo sullo sfondo i meccanici che si stavano preparando con l'alettone, infatti è così. Daniele Pei dopo la sua sosta nel cambio dell'area a 10 secondi nei confronti di Lopeschi, e dietro di lui a Pozzo Luca con la gomma media, quindi ok la rabbia di Daniele Pei per cercare di conquistare la prima posizione, ma nel dubbio credo Pozzo Luca lasciare andare. Pozzo Luca va lungo Pozzo Luca alla 14, aveva già rischiato prima con l'altra Racing Point, quella di Krikon, è riuscito a fermare la corsa della sua vettura prima di impattare contro le barriere. Credo sia un jolly mondiale abbastanza rischioso per... visto il trend dei leader della classifica in questa gara, sì, è un gran jolly. Poteva decisamente, può in questo momento comunque anche se in settima posizione, diventare una buona occasione per guadagnare punti sugli altri, ma sono altri in realtà dove ha già un discreto margine, siamo nell'ottica dei 40 punti. Siamo su una ventina invece per Stefano Canino. Stefano Canino che si è difeso nei confronti di Long, ma uno Stefano Canino che invece deve restare calmissimo, il buon Chronolife, poiché con questa mania non lo so se arriveranno fino in fondo. Attenderemo ovviamente lo svolgersi del GP tra le varie safety car. Matteo profilo su Canino, ne ha di più. Sì, che ha fatto un bel traverso anche in uscita. Stefano Canino, poco prima di arrivare sul cordolo, appena ha cercato la trazione lì davanti c'è una Ferrari, credo sia, no, non è una Ferrari, sì è una Ferrari, sì è una Ferrari, chi come dire, sì. Che non dovrebbe in realtà creare troppi flutti, anzi potrebbe difendere un po' Canino, poiché offrendogli il DRS qui, sì, vero, in questa zona. Un Canino che, come detto, deve stare calmo, ma deve magari un po' zigzagare sul dritto per mandare le gomme in temperatura, poiché è a 6 secondi troppi in questo momento da Long. E come detto, la media non so come arriverà a fine gara, se non cambierà altro con virtual o con safety car, quindi è un po' lo smokeman di ieri sera nei confronti di Napo e Mick. Sta andando però fortissimo Long, perché ha recuperato Ferra, si è portato sotto il secondo ed è ora a mezzo secondo. Interessante anche il ritmo di Daniele Pei, ha recuperato Long! Lo abbiamo visto in diretta, lo vado a vedere là. Lo vedi, ti darò il replay tra poco, tra pochissimo il replay. L'ultima curva. Avremo anche il replay tra poco. Credo che comunque la pista sia ancora un po' umida, ok le gomme dure messe da Canino, ma sta scivolando davvero tanto. Ora anche questo sovrasterzo così esagerato per Long, che insomma è una curva che si fa in sesta marcia, no? Sembra strano, ok lo spostamento dei pesi, però no? Particolare. Sì, effettivamente deve esserci ancora un po' di umido, perché così mi sembra un po' anomalo. Tanto Matteo Profilo riesce a sovravanzare Stefano Canino, il punto classico per quanto riguarda il circuito di Singapore. Alla fine del Raffle Boulevard, staccata di curva 7 all'interno per Matteo Profilo,
Bandiere gialle nel T2 con Naspaz. Naspaz, sì, che viene sovranzato da Kiko Driver. Naspaz che ha di nuovo danneggiato l'ala sulla paratia di destra. Di 31, appena passata la metà gara, e in questo momento ci troviamo con Ferra che si guarda negli specchietti, una sagoma giallissima, quella di Long, io mi permetto di dire con il massimo rispetto, per me poco, per Dovi tantissimo. Mi sembra di averla già vista una Red Bull inseguita da una Renault per la vittoria a Singapore. Oh, era da sport, era un'altra cosa. Aveva puntato il muro Long, rivediamo. Orca, sì, appena ha ritrovato trazione con l'effetto pendolo. E io ho detto caspita un muro. Mamma mia. Un sovrasterzo più da trazione anteriore, no? Appena che dai un filo di gas per continuare ad avere trazione, ma la vettura tira dall'altro lato. Insomma, classico effetto pendolo, però con la vettura posteriore. È stato davvero bravo e reattivo Andrea nel correggere la traiettoria. Intanto ringraziamo X Paux 62 per il follow e ci tuffiamo con Andrea Longagnani di nuovo a caccia di Fabio Ferracini, ma qui sul dritto non sembra averne a sufficienza per mettere in difficoltà la Red Bull di Ferro 87. Arriva intanto la migliore prestazione per Pozzuluga, un Pozzuluga che è tornato sotto a tenere le play. Stavolta dovrà decisamente calibrare meglio la staccata, vedremo se sarà la 14 oppure anche per lui qui alla fine del Raffle Boulevard. Staccata in curva 7, sembra avvicinarsi discretamente nei confronti di Daniele, un Daniele che si tiene sulla destra, si lascia sfilare in questo momento da Pozzuolo che sale in sesta piazza e con la gomma media vedremo fin dove arriverà nei confronti di Lopeschi, adesso quinto, Canino quarto, questi due piloti hanno una mescolarda, è a circa 17-18 secondi da Matteo Profilo, che a sua volta poi farà davvero lontano da Long, quindi per il podio questa sera un po' complicata per Pozzuoli. Credo se questa media arriverà fino in fondo, se questa hard confuso con la Ferrari lì davanti, come dico, che pensavo fosse Lopeschi. Se questa media Pozzuoli arriverà fino in fondo, credo che per Poz una top 5 questa sera potrebbe essere oro colato. Stefan intanto con l'altra Alfa Romeo registra, migliora la prestazione veloce del suo compagno di scuderia in un primo 40 secondi 952 millesimi. Matteo rosicchia qualche decimino nei confronti della coppia Ferra Long. Infatti fa il giro veloce in 1.47. E Long è incollato, bandiera gialla, Pozzuluga. Pozzuluga! Sprima il tunnel! Ed è un miracolo che non ha rotto. Miracolo. Oppure l'ha frenata prima. Zero. Vediamo. No, era la timing. Non ha impattato contro le barriere, poiché risulta sana la vettura. Per un pelo proprio. Credo che Andrea l'abbia segnata. Fabio Max out, attenzione nel T1 in uscita da curva 4. Diciamo che si è vista, diciamo. Erano tutti su di lui. Secondo me ha preso anche un avviso dal gioco. Potrei sbagliare. Ma... Eccola lì sulla sinistra, abbastanza lontano. E comunque Marshall di Singapore che con una grop riescono a spostare la vettura. Efficienza, senza sì. Sì. Pozzuoli quindi si ricomplica di nuovo la risalita nei confronti di Daniele Pei, credo anche bravo nel frenare la corsa della sua Alfa prima di impattare contro le barriere, però di spazio ce n'è davvero poco, quindi deve essere stato un errore proprio millimetrico, una... sul botto di Fabio Max ci siamo persi il sorpasso di Long. Ah, mannaggia. E scappa anche Long nei confronti di Ferra. Perdonami, sì, sì. Lo vedremo sicuramente negli highlights per il DVD. Quindi lo ritroveremo in quel modo. Quindi Long che conquista la prima posizione al termine della 18ª tornata. Naspaz purtroppo di nuovo dei danni all'anteriore. Long fa anche la migliore prestazione in 42. Come detto, bisogna stare attenti con questa mescola media. Non so fino a dove arriveranno. E Matteo Profilo è arrivato a 4,7 nei confronti di Ferra. Vado a vedere in quanto hanno girato, ma se non vado errato era 5,5. Forse c'è stato un po' più di lotta magari tra Long. 41 e 5 per Ferra in questa tornata. Pronto per... Sì, per Ferra in questa tornata, 44 invece per Matteo Profilo. Insomma, le due Red Bull si stavano accavallando i dati. 4,7 continua a guadagnare. Deve, come detto, deve stare
magari ha trovato un po' più di ritmo anche Canino. Vado a dare uno sguardo anche ai tempi di Stefano Canino, poiché Matteo Profilo ha anche una velocità di 3 secondi, quindi vedremo se questa media si riporterà fino in fondo, vedremo come riporterà fino in fondo. Nel dubbio comunque Canino ha iniziato a girare su tempi più interessanti, da un 44 medio è sceso adesso al 42 medio, 42.518 l'ultima tornata con la gomma hard, è già un iniziare a fare dei tempi interessanti, si sta continuando a migliorare, ovviamente è una gomma che man mano si migliora con lo scarico del carburante, ma credo sia anche uno Stefano Canino che ha preso un po' più le misure, la pista che si sia definitivamente asciugata, quindi non c'è più tutta quella titubanza in trazione che stava segnando la corsa del pilota dell'AS, che però anche lui va lungo alla 14 per un momento, manca il punto di corda, bloccaggio dell'anteriore destro, una piccola fumata in realtà arriva anche qui per il paddista di Catanzaro, e prosegue comunque la sua corsa adesso 9-2 nei confronti di Matteo Pitta, di Matteo Profilo, come Matteo Pittaccio, da dove stava per Matteo Profilo, Matteo Pittaccio, eravamo lì un po' nei confronti di Matteo Profilo. Intanto Steppen è andato al sopra avanzare F1 Italia Robby, che per il momento è in una ottima comunque decima posizione con tutto ciò che è successo qui dietro, in effetti tra Robby Grigone, Chicco Driver, Naspaz, chi come dio, Alex Pilotino, e di tre ritiri di nomi abbastanza altisonanti che sono stati più volte lì a giocarsi la zona punti, perché lo stesso Fabio Max quest'anno sì, ok, le difficoltà a non essere un pilota di primissima fascia in questo campionato, però più volte è stato lì a giocarsi la zona punti, quindi in questa occasione spazio a Robby Krikkonen e Chicco Driver per giocarsela con più vivacità. Zampi intanto riceve una penalità di 3 secondi. Sta andando fortissimo di nuovo Dani, che ha guadagnato negli ultimi due giri 5 secondi su Lopez. E credo invece si sia messo un po' l'anima in pace Pozzolucchi, abbia tirato un po' i remi in barca, perché se prima girava sul 41 basso, adesso 41,7, 41,8, quindi si sta tenendo un po' di decimi nel taschino, credo, per almeno aspettare che succeda qualcos'altro in questo GP. O arrivare fino alla bandiera a scacchi. Ferra si è riattaccato a Long, che aveva provato a scappare ma sta tornando sotto. Intanto Ernesto ci conferma che in quel taglio Pozzolucchi aveva preso l'avviso, l'airtiming lo ha segnalato, lo è andato a segnare, quindi anche perché è un giro dove Pozzo è andato dritto, magari infatti sì, sì, sono perso dalla l'avrà larga. Fatto lo anche appositamente per... sì, ma è talmente palese, evidente, sì. Lo chiediamo più per il DVD, perché è un errore magari che può essere utile nella fine del costrutto in montaggio del GP, della sintesi del GP, nel Blu-ray che avremo classico a fine anno. Un primo 40 secondi 0,25, continua a migliorarsi la prestazione per il giro veloce, siamo prossimi. Di nuovo danni per Zampi. Mannaggia, beh. GP è un ecatombe di ali. Sì. Zampi comunque a 30 secondi su Steppen, credo possa fermarsi tranquillamente a mettere una media che offre decisamente più grip. Intanto il primo ad abbattere il muro dell'1,40 è proprio Pozzolucchi in 39,7, risponde a quanto detto in precedenza che magari si stava tenendo qualche decimo, stava magari ritrovando le misure con il circuito di Singapore. Vedo due vetture vicine, sono quelle di Naspaz e Chicco Medio per la 13esima e 14esima posizione, con Chicco Medio che ha l'hard, Naspaz che ha di nuovo danneggiato l'ala e torna ai box, quindi un duello che si risolve con un nulla di fatto. 3-6 Matteo Profilo, mannaggia sta deformazione, Matteo Profilo nei confronti di Ferra, si sta avvicinando ad ampie falcate nei confronti della coppia di testa. Lo sai che adesso Dazn ti querela. Ma è vero. Oh, Krikkonen è lungo alla 14, no! Ha impattato contro le barriere, attenzione anche a una virtual safety car che potrebbe un po' cambiare le sorti del GP. Riparte senza troppi problemi Krikkonen, oddio, qualche problema lo ha visto che ha danneggiato. Sì, sì, c'erano i detriti vicino alla barriera e quindi adesso cercherà di riguadagnare la zona box per Robby. I rivali allora sono lontani per questo punticino. Krikkonen prima del tunnel usa tutto l'angolo di sterzo per cercare di riportare la sua vettura in box, nonostante il pochissimo carico aerodinamico che gli sta offrendo in questo momento. Tra l'altro Robby in questo momento è comunque a punti con 12 secondi, ancora 13 di sì, vantaggio su Krikkonen, che si dovrà fermare, c'è una bandiera gialla, forse sempre era Krikkonen che sì, un po' di titubanza, sì. Davanti sarà sudata, che Long sta provando a scappare, ma Ferra con gli artigli sta riuscendo a rimanere a contatto.
Io intanto ne approfitto per riscattare un bevete, visto che finora nessuno come l'ha no, lanciato, vado lo lancio io. E allora, autolancia, che bevo. Va che bello! Nel mentre che Long allunga le confronti di ferro. Disse tanto. Oh, che combinano qui? Oh, oh, no? Che cosa fanno? Io comunque, comunque no. Danno per Dani! Danno per Dani proprio quando è arrivato un secondo e mezzo da Lopez. No, a vedere le danno perché pesante, ha perso sì. Sì, ha perso l'end plate sinistro 57%. È pesante anche quello per Zampi, 70%, un Zampi sì, che si sì. poteva fermare perché aveva più di 30 secondi su Steppen, e Steppen invece adesso si sta riavvicinando e sarebbe è già virtualmente davanti nei confronti di Zampi se si ferma, altrimenti... Zampi che tra l'altro potrebbe quasi montare una soft, però... Circa, forse magari sta allungando ancora un po' per montare in effetti la adesso soft, potrebbe. Fare il giro veloce, riprendere Steppen, hai box Ferra? Oh. Danno per ferro 89%. Oh, incredibile. Incredibile. Hanno sbagliato tutti tanto i condannati per il titolo, ma mi permette di dire che questa sera, nonostante gli errori, Pozzoluga sta girando discretamente bene. Beh, bisogna essere bravi nel restare in pista a Singapore, bisogna essere molto concentrati, però anche gli altri si stanno impegnando un po' per tagliarsi le gambe da soli. Sì, perché con Luca su Daniele. Sì, eccolo. Daniele che tra l'altro col danno all'ala. Sì, il 57% è pesante. Ma... Ferro comunque si è fermato ed ha messo la soft. Come infatti ipotizzavamo per Zampi. Sì. Arriva un po' al limite, però potrebbe arrivare. Pozzora avrebbe 23 punti di vantaggio su Canino. Canino che è troppo lontano. In caso di vittoria guadagnerebbe 10 punti in più, andrebbe a meno 13. È che è lontano dalla vittoria, onestamente. Sì. Cioè, aggiungiamo 3 secondi al tempo di Matteo Profilo, perché a quei 3 secondi di penalità siamo a 12, ma 12 secondi no. Se Stefano purtroppo continua sì, ad avere questo ritmo ed il crollo della media non arriva in maniera pesante, è davvero difficile per lui. Però l'abbiamo visto ieri anche in Master League quanto Smokeman abbia avuto quel boost di prestazioni in più proprio nelle ultime 4 tornate nei confronti della media di una Pulitan. Ovviamente si tratta di distanza di gara al 100% lì. Vedremo questa sera con la Premier League le ultime 8 tornate. Arriva rapidissimo Ferra nei confronti di Daniele Play. Attenzione adesso perché Daniele ha un danno alla mescola hard. La differenza di prestazione è assurda. Ma di ragione nel T3 per credo Naspas se si è lasciato doppiare. Ferra prima del tunnel. No, si fa solo vedere nei confronti di Daniele. Ovviamente io fossi in Daniele c'è rientrerei sì. 42 secondi con Marossa si prende il giro veloce. Mamma. Alza il piede qui Daniele nel dubbio per lasciarsi sfidare. Mi sembra una scelta un po' scriteriata. Onestamente sia non fermarsi. Ah, bandiera gialla questa volta. Sei sempre una Renault Naspaz. Ah no, è sempre per un doppiaggio per Stefano Canino che è in terza posizione, guadagnato 3 decimili nei confronti di Matteo Profilo. Che cosa, mannaggia. Io comunque in casa con The Master non so cosa gli è venuto. Vabbè, metti almeno un'opzione sì no il ghosting dei doppiati, non lo so, è proprio cioè di solito quando decidi di fare una cosa insomma metti le idee su carta scrivendola, rileggendo, cioè tu sei andato da un altro in casa di Master, può funzionare secondo te? Sì, genio, bravo. No, ma come fai? Mannaggia. Ma poi è fastidioso anche di più secondo me. Sì, ma anche perché il pilota sa di essere ghost, quindi magari si cerca il modo di lasciarsi doppiare, però alcuni invece un po' ci marciano, in effetti finché non si riceve il reclamo uno ci marcia, può starci una cosa, magari soprattutto se si trovano due doppiati in battaglia uno cerca di approfittare in qualche modo, quindi si creano un po' delle situazioni spinose. Intanto Canino ha riperso davvero tanto nel confronto di Matteo Profilo, non lo so se in questi 6 giri riuscirà a migliorare questo podio. Non sta funzionando proprio l'hard, lo sta accorciando. Oh, intanto disconnessione per Chicco. Mi rimando un invito. 17 secondi da Robby, era un po' fine. Un po' lontano, ecco, dalla zona punti, però. Almeno portare la vettura in maniera fisica fino alla bandiera a scacchi. Speriamo riesca a riprendere il controllo lì.
Luca sta arrivando sull'Openski per la quarta posizione, sarebbe una manna per come si era messa. Ah sì, assolutamente, per lui, come detto, pensavo potesse puntare ad una top 5. Intanto torna in box anche Benetei per montare la gomma soft, soft, suppongo, e cambiare l'ala, sì. Tanto margine su Zabbi che sta, credo anche lui, cercando di arrivare non credo voglio arrivare ai box a questo punto. Tenterà di fermarsi, oh, attenzione, no, disconnessione anche per Robby, ma questo punticino non lo vuole nessuno stasera. E dopo Chicco vado a rinvitare, attenzione, Lopeschi, Lopeschi lungo curva 5 e passa Pozluca con un passa anche Ferra. Lopeschi che scende in sesta posizione a livello di danni, nulla da registrare. Niente, per Lorenzo Tamorri nella via di fuga. Ferra nei confronti di Pozluca, vicino alla staccata della 14 dall'esterno, profonda la staccata di Ferra e non la gira, è troppo profonda, l'ha girata, sì, l'ha girata fermandola. Sì. Ovviamente chiudere che il sorpasso sarebbe stato oro per una staccata che si stava per concludere contro le barriere per Fabio Ferracini. Si è visto Robby, ok, rientra in stanza bene. Ferra non deve avere fretta, cioè ne ha il doppio, sì, con quella gomma, quindi non credo serva fretta in questo momento. Anche 5 giri alla fine, se il ritmo di Canino resta questo, Ferra quasi quasi riesce a riconquistarsi il podio. Potrebbe, se in questo giro passa, potrebbe. Zuga si sposta un momento al centro della pista, poi riprende la traiettoria ideale poco prima di arrivare alla staccata di curva 1. Si porta davvero tanta velocità per la serpentina, curva 1, 2, 3, leva accenno di curva 4. Eccolo qui il detection point per permettere poi a Fabio Ferracini di attivare il DRS sul Raffle Boulevard, piega leggera di curva 6. Si arriva alla staccata di curva 7, dove potrebbe esserci il sorpasso da parte di Fabio Ferracini in confronto di Pozluca, che al centro della pista arriva davvero lontano, sì, Ferra 87, e non riesce quindi a sopravanzare Luca Pozzi per la quarta posizione. Tempo che comunque stanno guadagnando nei confronti di Stefano Canino, perché eravamo ad 8, adesso 7 secondi 8 nonostante la lotta. Pozluca esce davvero male da curva 9, allora verso il Singapore Sling, curva 10, non penso tenterà un tuffo Fabio, anche perché non c'è spazio, non è nemmeno una staccata così violenta da tentare un assalto nei confronti del pilota che si sta tentando di sopravanzare. Tornantino di curva 13 e poi ennesima zona di DRS, staccata all'infondo della 14, dove prima Ferra ha rischiato davvero tanto, questa volta è lontano. Questa volta non ci prova proprio. Nel frattempo, Raffaele, potete andare a votare, perché è pronto il driver of the day, lo votate attraverso il nostro gruppo Telegram. Bandiere gialle nel T2 per il testa coda in trazione in uscita dal tornantino per Naspaz, che sta facendo manovra e riparte in questo momento, quindi rimosse le bandiere gialle che segnalavano il pericolo della giallona. Robby di nuovo disconnesso, mannaggia. Mannaggia, mannaggia. È il punto più sudato della vita, credo, per Robby. Perché tra l'altro anche Chicco è disconnesso. Ah, è vero, Chicco non è rientrato ancora. Quindi è una gara entrambi di disconnesse. Credo che Ferra all'esterno, Ferra all'esterno, curva 1 su Pozluca, quarto. Tutt'altro che facile, attenzione adesso perché avrà il DRS Pozluca, magari ha un setup più scarico, quindi in questo modo forse si è riuscito a difendere in precedenza, però è lontano, 7 decimi in questo momento nei confronti di Ferra 87, che è a 6 e mezzo nei confronti di Canino. Nonostante la lotta hanno guadagnato un secondo nei confronti di Canino, che con questa hard è un nulla di fatto. No, assolutamente, per tutto il weekend c'erano stati tutti gli indizi del caso, del fatto che questa hard fosse troppo dura per essere utilizzata, insomma questa gara non ha fatto eccezione. Lì davanti invece si arriva a mettere un po' di pepe sulla coda della Renault, Matteo Profilo con sì, con sì, quei Matteo tre Profilo. Secondi però purtroppo. Sì, infatti mi mancava. Stavo cercando questo dato per vedere. In effetti c'è la grafica perché non la utilizzo. Sono 3 secondi di penalità. Stavo andando a vedere dal DG la forza dell'abitudine ormai. E in Matteo Profilo sì che ha 3 secondi di penalità. Quindi in effetti è un po' complicato riuscire a prendere long, sopravanzarlo e dargli 3 secondi in pista. Poi in attesa dei risultati ufficiali con i giri di qualifica per i primi 3 qualificati, i primi 3 classificati e i giri richiesti in gara, le varie situazioni che ci sono in gara che richiederanno l'intervento dei direttori, vedremo quel che sarà con i risultati ufficiali, che
potrete trovare sul nostro canale Telegram, Formula Talent Team Official Channel, lo stesso canale Telegram sulla quale è aperto da due tornate il sondaggio per votare il vostro Driver of the Day. Dopo di Regione T2 è una Racing Point quella di Krikkonen. Credo che magari con tutte queste disconnessioni Robby e Kiko Driver poteva riprendere quel punticino, però dice no, non lo voglio, faccio un errorino. Purtroppo comunque è lontano. Sì, era mezzo minuto quasi. Kiko Driver era rientrato nell'aria, è fisico in questo momento. Robby è rientrato nell'aria. Lo vede Ferra Canino, tre giri alla fine, lo vede in fondo al tifino. Lo vede svoltare. Robby no, ancora non è rientrato nell'aria, è il bot questo che sta guidando dai movimenti, quindi... vedremo a chi andrà questa decima posizione. Ci concentriamo anche per il podio ormai, perché Matteo Profilo, come detto, è un po' complicata per lui andarsi a conquistare questa vittoria. Il podio invece è ancora alla portata per Ferro 87 in confronto. Errore di Ferro 87, no! Sull'Anderson Bridge in trazione. Termina qui la gara anche di Fabio Ferracini. Incredibile, incredibile, pazzesco. Safety car, attenzione. No, e questa è incredibile, e questa è incredibile. Piatto d'argento per Mamma Canino mia. Per provare qualcosa di incredibile anche per Poz Luca. Ma io penso più long ai box, io penso sia più il mondiale servito sul piatto d'argento per Poz Luca. Poi saranno ancora 6 gare lunghissime ai box, sia long che Matteo Profilo. Canino era a 15 secondi, dovrebbe farcela stare davanti. No, Canino va ai box, ma no. Ma ragazzi, mancava un giro. Io fossi in pozzo continuerei. Ah no, è vero, Poz Luca era più lontano, era circa 8 secondi da Canino, quindi non sarebbe stato primo. E allora cambia in realtà poco. Oddio, cambia poco. Saranno due giri di lotta selvaggissima con la mescola soft. Matteo Profilo purtroppo con quella penalità. Saranno due giri di bagarre selvaggia. E box anche Lopez, che ovviamente tutti con la soft. In trazione. L'errore classico. Ma non c'era bisogno, poi con le soft non c'è bisogno di prendersi il rischio. Vediamo. Non so, ecco quando qui. L'aveva scritto in chat Antonio Termino. Bella vittoria di Long, gran passo, e ci si dà benissimo. E invece questa safety car rimescola un po' le carte. Saranno negli ultimi giri con tutti i piloti vicini. Daniele Pei anche lui torna ai box. Daniele però ha una penalità, quindi sarà più complicata per lui giocarsela. Zampi anche lui sicuramente tornerà in box, anche se questa safety car è ancora lontana, cioè tutto il gruppo per Poz Luca ancora sì, non si è rientrerà accodato. Sicuramente adesso qui sappiamo che la safety car gli ultimi due giri li fa fare, quindi come si dice nel gergo tecnico, chi c'è chi non c'è non c'è. Credo riuscirà a riaccodarsi fino a Lopez, che Daniele Play è in uscita da ora dalla 4, no, è lontanissimo, a mezza pista anche di più della safety car. Poz Luca sicuramente e Lopez che arriveranno a combe calde, pronti quindi a vivere, divertirsi in questi ultimi due giri con il Gran Premio di Singapore categoria Prime League. Di davanti di Erlong, safety car che ovviamente spegne le luci, dalla via libera a di Erlong di dettare il ritmo, prendere spazio, magari spingere un pochettino per non permettere a tutti di riaccodarsi. Ci può anche stare come mossa, per avere meno rivali almeno in quest'ultime due, in queste ultime due tornate. Ma è anche vero, come dicevano una volta, molti nemici, molto onore. Anche questo è vero. Sotto il tunnel prende spazio, si è riaccodato Lopez, che è lontanissimo Daniele Play, a oltre i 30 secondi. Non si riaccoderà, tra l'altro Daniele che fermando si è aumentato la mescola media, poi sono tutti lontani anche tra di loro i piloti, sì, lì quindi dietro, è qui, quindi... è qui il cabaret. Dani ha rotto l'aria di nuovo. Long va ora sul gas ed ha preso davvero tanto spazio in confronto di Matteo Profilo. Splendido. Che aveva il ghost di Robby davanti a lui, fuori dal secondo subito. Vero. Matteo Profilo saranno due giri tra l'altro senza DRS, con Canino intanto che va ora al doppiaggio di Robby, che è il ghost di Robby, quindi purtroppo ha fatto tutto il bot. Non è Roberto Belli a guidare. Naspaz intanto sulla sinistra si tira fuori. Naspaz è sicuramente la scelta migliore, e quindi prosegue la corsa di Long fuori dal secondo, quindi di Matteo Profilo, poi Canino in terza posizione, abbastanza lontano anche Poz Luca. Lopez che fa lo stesso, tutti abbastanza titubanti, forse non hanno voluto prendersi troppi rischi, o il ghost di Robby ha un po' falsato le carte secondo in me sì. Questa ripartenza secondo me sì.
è stata, diciamo, lo spariglio. Un secondo e mezzo quindi tra Long e Matteo Profilo. In questo momento il podio sarebbe con Dier, Long, Stefano Canino e Pozzoluca. Lopeschi in quarta piazza, davvero sul filo. Ferra no, abbandona la sessione. Bandiere gialle nel T2, non so per cosa, per una Renault, forse Naspaz, che si è continuato a lasciare doppiare dai vari altri piloti che stanno sopraggiungendo. Lopeschi, se vuole il podio, Canino deve passare. Canino non ne ha, Canino non ne ha, e credo che più che altro si dovrà guardare alle spalle così. In questo momento Lopeschi fuori dal podio, poiché per i 3 secondi è lontano dai confronti di Matteo Profilo, e sta per iniziare l'ultima tornata, gli ultimi 5 km per Andrea Longagnani dopo la vittoria nel circuito cittadino a Baku, la prima vittoria in realtà che era arrivata in questa stagione in un semi cittadino, quello dell'Albert Park in Australia, nel GP d'esordio di questa quinta stagione con la Prime. Però lì transitò per primo sotto la bandiera a scacchi, ma c'erano 3 secondi di penalità per limite della pista arrivati da parte della Codemaster per lui. Long fa la migliore prestazione, la migliore Matteo Profilo con un 37.595 per conquistare il punticino del giro veloce. Vedremo se ci sarà lotta adesso tra Stefano Canino e Pozzoluca. È lontano Lopez che è nei confronti di Pozzoluca, quindi la lotta è per il terzo posto, virtuale secondo. Se bisticciano troppo non lo so, sarà anche secondo, perché è 1.5 Matteo Profilo, la pista è lunga, ricca di insidie. Pozzoluca, Pozzoluca dà tutta l'energia, però l'ha finita sulla sua Alfa Romeo. Canino che si difende al centro della pista, si fa vedere Pozzoluca, si muove un po' in staccata per cercare di intimidire il pilota della Haas. Lotta tra i due rivali in classifica piloti, classifiche alla mano, separati da 26 punti. In questo momento 2-2 Stefano Canino da Matteo Profilo. Attenzione, perché si allontana la seconda posizione, si allontana l'occasione di recuperare qualche punto in più nei confronti di Pozzoluca. Potrebbe anche crearsi una situazione incredibile con Canino secondo, Matteo Profilo terzo e Pozzoluca a pochissimi millesimi nei confronti di Matteo Profilo. Quindi vedremo quello che sarà. In questo momento è a 2 secondi e 8 Pozzoluca nei confronti di Matteo Profilo, 2-2 Stefano Canino invece nei confronti di Matteo Profilo. Arrivano anche le ultime curve per Andrea Longagnani, che nella pausa natalizia aveva esordito in chat con un suono calmo nonostante le varie sportellate. Ma non è che Canino sta rallentando apposta? Può darsi, perché in questo momento Canino sarebbe secondo e Pozzoluca fuori dal podio. 2-8 però sarà... Canino non deve perdere due tempi adesso. Sarà davvero sul filo. Come detto, Long, scherzavamo con lui su Rocket League, perché diceva che era calmo. È stato calmo questa sera, ci abbiamo scherzato, lo diciamo. Doc says relax. Andrea Longagnani vince il Gran Premio di Singapore, primo sotto la bandiera a scacchi, secondo Matteo Profilo. Canino è fuori dai 3 secondi nei confronti di Matteo Profilo per 3 decimi. Seconda quindi posizione per Matteo Profilo, terza per Stefano Canino, quarta per Pozzoluca, di 3 decimi. In realtà non è questo nulla nei confronti di Matteo Profilo, per lui Stefano Canino che forse se l'è presa troppo comoda nell'ultima tornata. Pozzoluca in quarta, quinta posizione per Lorenzo Tamori, sta per arrivare anche Daniele Play e sta percorrendo in parata insieme al suo compagno di scuderia Krikkonen questi ultimi metri. Chiude sesto Daniele Play, sicuramente rammaricato dopo la prima fila, la seconda posizione, però era scattato dalla pole per le 5 posizioni di penalità per Ferra per un contatto durante il giro di qualifica. Sta per arrivare anche Zampi in settima piazza. Hanno già preso bandiera Robin nona, decimo Krikkonen, undicesimo Kiko Driver, dodicesimo Kiko Medio, dodicesimo Alex Pilotino, tredicesimo Kiko Medio, quattordicesimo Naspaz. Quindi punticini per Robby e Krikkonen. Chiude settimo Zampi. Sta per arrivare anche l'altra Alfa Romeo di Steppen, che con la Red Bull, che ecco, ovviamente in attesa dei risultati ufficiali, Red Bull che guadagna 2 punti con il solo Matteo Profilo. No, 3 punti, perché Matteo Profilo ha anche fatto il giro veloce, ma anche quello bisognerà essere controllato. Insomma, sarà un po' sgara al solito, classicamente lungo questo Formula Italian Team, e vedremo quel che sarà sia con i giri richiesti di qualifica di gara e i vari contatti che purtroppo hanno caratterizzato questo GP, purtroppo da un lato, dall'altro urrà, perché insomma palletti intanto abbastanza discutibili da parte di Andrea Longagnani sul podio, e diciamo contatti che però hanno anche reso questo GP decisamente divertente, decisamente vibrante. Beh, infatti l'avevi ricordato e l'avevo detto anche all'inizio, è una gara dalla quale ti aspetti tutto o niente. Secondo successo stagionale quindi per Andrea Longagnani, terza vittoria in carriera, 3 successi in Prime come Emis, Canino, Stemma, Vilfare, Mister X e River Tsunami. Diventa l'undicesimo pilota ad aver vinto 3 Gran Premi valevoli per un campionato FIT. Andrea Longagnani, che avremo tra pochissimo qui con noi
in party per le domande, per l'intervista post gara. Insieme a noi troveremo anche Matteo Profilo e Stefano Canino. Io intanto ne approfitto già per ringraziare e salutare, visto che il post gara sarà lungo, anche Andrea Badolato e Marco Lucconi. Andrea che è già andato, Mark non so se ci fa le veci, un saluto anche da parte di Andrea. Eccomi, buonanotte, grazie ragazzi. A voi buonanotte. Quindi noi ci prenderemo ancora una decina di minuti, un quarto d'ora per chiacchierare con i primi tre classificati, nel mentre che i primi tre proprio ci stanno raggiungendo. Vi invito ad andare sul nostro canale Telegram a votare il vostro driver of the day. Chi sarà mai? Andiamo a vedere. No. Lo vedremo tra poco. Allora, Long e Stefano invitati, Matteo lo devo riprendere, che da wildcard non lo in lista, eccolo qui, perfetto. Quindi attendiamo che ci raggiungano i primi tre classificati per questo 16° GP con la Prime League. Purtroppo abbiamo non me lo sono perso, avevo letto un attimino prima in chat durante la gara, non volevo purtroppo ho aggiornato la pagina, quindi ho perso un messaggio di F dalla chat, insomma, che spiegava un po' la rabbia. Comunque, purtroppo, come detto, abbiamo perso diversi candidati in questo CP: F, Ferra, Emis per la lotta al titolo. Quasi sicuramente sarà decisivo questo 0 per questi piloti che già accusavano una quarantina di punti per la corsa verso il titolo. Ci hanno però raggiunto i primi tre classificati. Io quindi direi di iniziare da Andrea Longagnani, che l'abbiamo detto, ci scherzavamo su Rocket League, sono calmo nonostante le sportellate. Non so quanto sei stato calmo nonostante tutti i vari muretti che si avvicinavano alla tua giallona, però insomma, una giallona che vince qui a Singapore fa particolarmente piacere. Come è andata? C'è del romantico nell'aria. La tua prima vittoria a Singapore. Quello è Sì, sono riuscito a replicare, quindi mi fa piacere anche per questo. È stata una Baku 2.0, anche vivendola, è stata molto dura, ho sudato veramente tantissimo, però vedevo che nonostante tutto avevo un buon passo e quindi ho deciso di passare Fabio subito. Dopo due o tre spauracchi, perché ho preso veramente tanti spaventi, soprattutto all'ultima curva, e poi quando ho visto che Fabio aveva rotto l'ala, allora lì mi sono un po' rilassato, ho cercato di gestire le gomme, anche se dietro avevo Matteo che mi stava incalzando, però avevo visto 3 secondi di penalità e avevo deciso di gestire la gara. E poi l'ultima safety car ha aumentato il brivido, però fortunatamente sono riuscito a entrare in box e non perdere nessuna posizione. È tutto molto bello questa sera. Molto bene, grazie mille. Ho invitato Matteo Profilo, ma ancora non ci ha raggiunto in parte, quindi passiamo alla terza posizione conquistata da parte di Stefano Canino, che è stato un ultimo giro che abbiamo vissuto perché pensavamo arrivaste davvero sul filo per quanto riguardava i decimi, invece anche a 3 decimi, forse un ultimo giro, credo, in crisi in generale con la pista e il tuo device per questo campionato in generale. Insomma, da paddista Singapore è sempre un po' ostica. No, guarda, buonasera innanzitutto, faccio i complimenti ad Andrea e a Matteo per il secondo posto. Per quanto riguarda la gara, diciamo, parto dal finale, dalla domanda che mi hai fatto. Diciamo che ho fatto un po' d'errori nell'ultimo giro, infatti è già la seconda gara che io perdo una posizione in più per una questione di decimi. Però per quanto riguarda la gara in generale, buona. No, prima della gara, se mi avessero detto tu andrai a podio, dicevo no, assolutamente no. Però del resto sono contento, perché comunque si guadagna qualche punticino rispetto ai miei diretti rivali. Bene così, peccato non aver guadagnato la posizione, che ci avrebbe consentito di fare qualcosina in più. Ben venga questo terzo posto. E ora pensiamo a Russia, dai. Sì, una Russia, ecco. Tanto visto, credo sia entrato Matteo. Sì. Buonasera. Ok, perfetto. Allora, veniamo prima al secondo posto di Matteo Profilo. Com'è andata questa serata? Questo esordio in Prime da Wildcard? Davvero, davvero bello. Non mi aspettavo di andare così bene, sinceramente. Forse la pioggia un po' mi ha,
mi ha destabilizzato, ecco, diciamola così. Ok, molto bene, grazie mille. Allora, introduciamoci, come ha fatto bene in precedenza Stefano al discorso Russia, con la prossima settimana, campione di fitte, quindi arriveranno sul circuito di Sochi Andrea Piani in quella sorta di circuito. Non ne faccio più io di piani, perché tutte le volte che faccio dei piani poi succede qualcosa o per cose mie o per altri, quindi cerco di raccogliere il più possibile da queste ultime gare. Non nascondo però che sono dei circuiti che a me piacciono tanto. Sto aspettando il Messico tipo da tutto l'anno, quindi Russia, Messico, tutti questi qua mi piacciono un casino, quindi non lo so, vedremo venerdì come andrà. Beh, in attesa dei risultati ufficiali, etc., è una lotta per le finals che, con lo zero di Emis, Ferra ed F, che erano rispettivamente terzo, quarto e quinto in classifica, ti riavvicini discretamente. Loro restano, Emis il primo a 174, tu andresti a 147, quindi magari come obiettivo finale per le finals di fine stagione credo possa essere positivo, insomma. Certo, vedendo come era andata in Australia, c'era, dice, immagino, più aspettativa su questa stagione, però... Sì, vedendo come era andata in Australia, sì, però se ti ricordi nell'intervista io ho detto che il mio obiettivo erano le finals e continuano a rimanere quelle, anzi sono contento di aver aumentato il record mio personale di vittorie in un anno già questa sera, quindi va bene già così, ecco. Poi vedremo, sono carico per questo finale di stagione, speriamo finisca nei migliori dei modi. Molto bene, grazie mille. Stefano, invece te... Aspetta, facciamo prima Matteo. Matteo, per correttezza. Sì, infatti. Come Wildcard, però, ecco, non auguro a Dr. Wu o a Chris altre assenze, a nessuno della Prime altre assenze, però magari cosa ne pensi del circuito della Russia? Dove pensi magari ti rivedremo prossimamente? Qui, in questo campionato, nei vari altri magari sport c'è il team dedicato proprio ai piloti della Formula Open, come ti stai trovando in generale in questo anno d'esordio qui su FIT? Allora, questo primo anno, siccome anche il primo senza traiettoria, cioè, sto imparando veramente tanto, provando appunto sia con i ragazzi della Prime, sia con magari anche alcuni ragazzi della Sport, però no, Russia è stato un bel circuito, anche perché l'avevo preparato appunto per la Open, che poi non si è più fatto. No, un bel circuito e spero di ritornare come wildcard presto. Molto bene, grazie mille. E poi veniamo quindi a Stefano Canino con i piani in quel di Russia, in attesa dei risultati ufficiali. Comunque, 3 punti ce li rosicchiati a Pozluca. No, diciamo che Russia è una pista che non è bella, come hai detto tu. Anzi, chiamarla pista forse è troppo. Però diciamo che dalla mia c'è il ricordo di aver fatto il primo podio conquistato in pista, perché il primo podio è quello in Canada, da quando corro su FIT. Quindi diciamo è una pista che non mi dispiace, perché evoca bei ricordi. Non evoca bei ricordi sul lato, diciamo, delle caratteristiche, però per quanto mi riguarda non mi dispiace, ecco. Vediamo cosa possiamo fare, speriamo bene di raccogliere qualche altro punticino. Assolutamente sì, per te l'anno scorso in effetti ricordo una vittoria molto convincente, perché Stem lì davanti fece un ritmo di livello molto elevato anche per piloti della Sport. Insomma, la crescita di Stem l'anno scorso in Prime fu molto evidente sul cronometro. Te però eri davvero lì a giocartela con lui, almeno sui tempi, quindi sarà interessante per te, immagino, il GP russo tra una settimana. Arriva una domanda dalla chat da parte di Mr. X, una domanda per Long: ora che hai vinto, settimana prossima ti ritirerai come la volta scorsa? Grazie Ernesto, è sempre molto carino. Come umano lei? No, veramente, cioè, grazie mille. No, speriamo di no, dai, per rispondere speriamo di no, io ce la metto tutta per fare il possibile. Poi era una circostanza abbastanza particolare, quel ritiro là in Spagna, quindi speriamo non si ripeta, ecco.
Tanto ci viene precisato anche dalla chat da parte di Patrick, e per questo lo ringrazio e confermo il tuo primo podio, Stefano. In realtà fu a Baku, la fantomatica serpentina tra Lopez, Chiesile in quel diluvio. Vero, secondo posto. Magari quello in Russia ha dato più gusto, perché c'erano tutti i piloti. A Baku eravate sì, diciamo che quella è stata una gara un po' particolare, però è pur sempre un podio. Però l'avevo proprio cancellata in questo momento. Quindi ringrazio, non so chi ha scritto, Patrick mi sembra che l'abbia. Ringrazio Patrick per questa precisazione. Molto bene, io ringrazio voi per essere stati qui con noi in questo Pascara. Andiamo a dare uno sguardo per quanto riguarda il Driver of the Day. Luca, lo vuoi annunciare te? Molto bene, direi che quindi siamo in conclusione. Ringrazio Andrea Longagnani di Erlong per essere stato in questo postcard qui con noi. Grazie Andrea e buonanotte. Grazie mille a voi, buonanotte. Un ringraziamento anche a Matteo Profilo per essere stato qui con noi. Grazie Matteo, buonanotte. Grazie a voi, buonanotte. Idem per Stefano Canino. Ciao Stefano, buonanotte. Grazie, buonanotte, grazie a voi, ci vediamo in Russia. Un complimenti a tutti i piloti della Premio, comunque ci hanno fatto divertire, sia quelli che sono arrivati che purtroppo non hanno visto la bandiera a scacchi, in generale a tutti i piloti fit per averci fatto divertire in questa settimana ostica con il Gran Premio di Singapore. La prossima settimana in Russia sarà davvero ostica per quanto riguarderà i limiti della pista, quindi ci sarà davvero tanto lavoro da fare. Ovviamente non perdetevi nulla per quanto riguarda i post gara. Voi spettatori e sicuramente i piloti saranno già pronti ad inserire i vari giri veloci, i propri lights, le proprie sintesi, le proprie parole, le varie dispute, insomma i reclami, perché qualcosina c'è stato anche in questa settimana. Tutto ciò lo troverete sul sito www.formulaitalianteam.com. Siamo ovunque a livello di social, Instagram, Facebook, c'è il gruppo Telegram, come detto, per non perdervi davvero nulla, tutte le informazioni per quanto concerne i campionati, e quindi vi aspettiamo lì per gustarci insieme anche un po' il dietro le quinte di questa stagione. Un ringraziamento in conclusione va anche al regista per questa serata, Luca Flaminio. Grazie Luca, buonanotte. Grazie a voi, buonanotte. Ed in generale a tutti i direttori gara, a tutti coloro che si sono prodigati con i gruppi di lavoro per gestire l'organizzazione con questo GP di Singapore. Da parte di Raffaele Lelli, per voi Roshi, un saluto, un abbraccio e mi raccomando, Nanna presto, solo se fitte nel live. Ciao a tutti. E ve l'abbiamo detto, sì? Che ci vediamo domenica? Ah giusto, questo me lo sono dimenticato. Il salottino. Non ho preparato il pigiama, quindi per questo me ne sono dimenticato. Male. L'appuntamento allora prima della Russia con i campionati fit è a domenica. Saremo in Francia sul circuito del Paul Ricard per il quarto round del Mundial F1 Esports, organizzato da League Online F1, una sorta di Formula Europe, visto che ne abbiamo parlato giovedì, però estremamente sudamericana, con piloti del Cile, della Repubblica Dominicana, brasiliani, argentini e noi italiani in rappresentanza europea, mettiamola così. Quindi l'appuntamento, non so ancora i piloti, credo stiano provando i ragazzi, avevamo sentito domenica scorsa un G-Sport carichissimo per correre, quindi vedremo quella che poi sarà la lineup. Noi quindi, come detto, ci vediamo domenica verso le 10:30, 10:15, inizieremo con un po' di pre-gara, il classico salottino domenicale che in effetti vi sta anche tanto piacendo dalla chat, ci siamo divertiti più volte, quindi grazie Luca per avermelo ricordato. Grazie a te. Molto bene, di nuovo in conclusione, di nuovo a Nana presto, solo se finita. Ciao a tutti e buonanotte.